Scoprire. E si dirà che il 30 maggio 1987, come è indicato nel retro della sede, attraverso la statua qui intronizzata, la Vergine Santissima ha ufficialmente preso possesso della zona, della casa e ciò che le sta a cuore degli ospiti di questa casa, degli amministratori, del personale tutto, perché tutti si sentono serio che unico ci giova per la nostra eternità. Certo, il nostro arciprete mi dice che sono il meno adatto a parlare, però tocca a me prendere la parola. Si tratta di celebrare un avvenimento per il quale al Rione, con più diritti, spetterà il titolo di Rione dell'Immacolata. Primo, ognuno di noi deve sentirsi creatura di Dio. Secondo, egli, Dio, ci vuole suoi collaboratori, continuatori dell'opera sua, governando il mondo nella giustizia e nella santità. La citazione è del Vaticano II, il quale vuole anche che tutti ci assumiamo le nostre responsabilità, interessandoci al bene di tutti, perché tutto, da tutti, si faccia a gloria e onore del Creatore. Dobbiamo prendere coscienza dell'altissimo onore che ci si fa di intonare con le nostre opere, con la vita, un canto nuovo di ringraziamento a Dio. Ci invita l'anno mariano che celebreremo con tante delle significative manifestazioni, soprattutto col cuore. Servirà ad evidenziare
la missione specifica della Madre Divina, che ai giorni nostri ci direbbe non ci dia pace. Questa conversione è il punto al quale Dio e la Madonna ci attendono. Vado alla chiesa di San Francesco, eccola, un passeggero, per la via che sale su verso il cielo, ti guidi sempre, Madre pietosa e pia, la Vergine Maria. Si prende e procede alla benedizione della salute. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, e mi ha fatto cielo. Il Signore sia con voi, o Dio onnipotente ed eterno. Tu non vieti che siano scolpite, dipinte le immagini dei tuoi santi, sicché tutte le volte che guardiamo, ci sentiamo provocati a imitarne la vita e la santità. Venga a benedire e santificare questa immagine che riproduce la Vergine Santa, e concedi che tutti quelli che davanti ad essa amorosamente imploreranno l'aiuto della Vergine Santissima e lo onoreranno, per i meriti suoi e per la sua intercessione, ottengano i tuoi favori nella vita presente e la gloria eterna in quella futura, per Cristo. Che ci conviene. Donerà a conclusione due parole il nostro sindaco, il quale ha seguito, ha dato carta bianca a me e ad Antonio Bottoli per la realizzazione del monumento alla Madonna. Carissimi amici, devo dire che abbiamo a lungo discusso in seno al comitato di gestione di questo centro aperto per anziani sul luogo dove doveva essere collocata la statua della Madonna. E Don Ciccio, sempre così energico, sempre così convinto delle cose in cui crede, l'ha voluta lì dove, e dobbiamo dargli ragione. E siamo qui a condividere, caro Don Ciccio, la tua gioia di sacerdote, la gioia degli ospiti. Siamo felici con te e auguriamo a voi tanta, tanta salute ed ogni bene secondo le vostre speranze, che sono esse stesse vive come tu desideri, perché ormai avete una possibilità concreta, visualizzabile in ogni momento della vostra giornata, nella immagine della Madonna. Auguri, 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 caro amici. Immacolata, su, mi pare che state un po' lontano. Andiamo, intoniamo.
Immacolata Vergine Santa, nostra vita tu sei la stella, la gente in te tutti i Signore,